Abbiamo due comode sedute, utilizziamole. Ma la cosa meravigliosa, la magia che questa mattina si crea su questo palco non si riferisce soltanto alla tua voce, perché tu ti porti dietro tutto un carrozzone, tutto un immaginario, ecco, che è anche quello Disney. E abbiamo la fortuna di avere la disponibilità di Marco Gervasio, uno dei più grandi disegnatori Disney che abbiamo in Italia da prima della preistoria fino a dopo settimana prossima. Eccoti. Ciao Marco. Poco male, poco male. Marco, intanto ti va di fare quello che solitamente fai, cioè di rendere omaggio a un. Poi magari ci raccontiamo anche il perché. Ma rendere omaggio a un centenario, perché poi il pretesto per questa chiacchierata con Alessandro e con Marco, ma tu puoi assolutamente disegnare, come no? Il pretesto è quello di festeggiare un centenario importante, forse uno dei più importanti della cinematografia mondiale, che è quello della nascita della Disney Company. Era il 1923 quando Walt Disney fonda la sua fabbrica dei sogni. E tu, Alessandro, sei legatissimo al mondo Disney. Mio malgrado sì, nel senso che sì, io faccio Topolino dal 95, ma comunque sono in attività dall'80, dal 1980, quindi fin da quando ero bambino, come qualcuno dei bambini qui presenti. E quindi inevitabilmente la mia vita è stata legata al mondo Ma Disney. tu che rapporto hai con Disney, al di là del rapporto professionale? Cioè, da bambino leggevi fumetti di Topolino? Allora, io ricevetti in eredità da mio cugino una collezione di Topolino, quindi sì, alla fine leggevo Topolino, e mio padre invece era un collezionista di Tex Willer, quindi anche quello. Però il mio preferito invece è Asterix e Obelix, quello è il mio, è quello ancora adesso ce li ho. Anzi, quest'anno sono stato fortunatissimo, Cioè? perché ho avuto l'onore di dirigere il doppiaggio di Ah, Asterix e cavolo, Obelix, quindi l'avevo dopo tanti rimosso, cioè anni hai chiuso un cerchio. sì, sono ritrovato da fan a direttore del doppiaggio del film, Beh, insomma. si stanno avverando un po' tutti i tuoi sogni di bambino, nel senso leggevi Topolino e incarni in Italia Topolino, leggevi Asterix e hai diretto l'ultimo film, mentre invece col mondo Disney che rapporto hai avuto da bambino? Che rapporto hai? Nel senso, i film Disney ti appassionavano? Eri un bambino che invece preferiva Ma altro? diciamo, avendo iniziato da bambino a lavorare, ho visto pochi cartoni, li facevo i cartoni, non avevo tanto tempo per guardare i cartoni, però sicuramente i cartoni Disney, La Spada nella Roccia o Robin Hood, quel tipo di cartoni, quella generazione, diciamo, io arrivo fino a, diciamo, La Sirenetta è l'ultimo che ho visto anche con mia figlia, no? Che c'ho una figlia, per cui ritorni al mondo Disney da padre e non Ah, beh, certo. da fruitore. Però ho un ottimo rapporto. No? Ci mancherebbe altro. Mentre invece, a proposito però di Alessandro Bambino, tu stavi già lavorando da bambino. Quando hai iniziato a fare doppiaggio? Guarda, doppiaggio a 10. Ma hai iniziato con la In teatro, recitazione? ho iniziato in Con teatro a il teatro? 6 e quindi mi sono trovato in un mondo, mi sono proprio trovato in questo mondo ed è stato un grande amore, è un amore che tuttora c'è, che tuttora provo, quindi se penso di essere molto 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 fortunato ad aver trovato una passione e un amore e ad aver avuto la possibilità di provarlo questo amore per così tanti anni, perché Sì. è una fiamma che non si estingue mai. Io non penso tanto alle cose che faccio, in senso all'importanza delle cose che faccio. Mi piace quello che faccio, quindi qualunque cosa è l'amore per quello che fai, non per quanto vale quello che fai. Questo secondo me è molto importante e ti dà una libertà da questo
da questo mondo che ci chiude. Guarda, questo credo che ci leghi un po' tutti, no? Se siamo qua questa mattina a tenerci vicendevolmente compagnia è proprio per questa passione. Sì, devo dire che è quello che ho provato stamattina venendo qua. Ed è questo che penso ci leghi proprio, ed è l'amore per le cose, l'amore per le passioni. Io se vi vedo, è poi una questione anche di punti di vista, no? E voi state lì e guardate noi, vestiti mediamente di nero, grigio, lui c'ha questo tocco di rosso, ma se venite di qua e guardate voi, e siete voi la cosa bella, perché ognuno di voi ha una passione, ognuno di voi ha un colore. Adesso è bellissimo vedervi nell'amore per la ricerca, nella voglia e il piacere di trovare anche i piccoli dettagli. È bellissimo, è veramente emozionante. Ah, aspetta, perché nel frattempo si è composto un capolavoro. Beh, Topolino che saluta Topolino, è del metatopolinismo che... La mia voce, cioè... Aspetta, ciao, Alessandro! Allora, Marco, prima che tu ci lasci, perché Marco non lo sapete, ma credo sia la persona più impegnata durante l'edizione di Romix, e proprio in generale, più della direzione artistica, più della segreteria, perché Marco apre la mattina la Fiera di Roma e la chiude... E la chiude la sera, ma tipo la chiude il lunedì quando tutti puliscono. Ma ti passo dietro. Ma intanto, c'è mai stato? Ora, tu disegni Topolino da quanti anni? 26 anni. E anche tu immagino che, come Alessandro, sei figlio di una passione. Quindi il disegno era la tua passione da bambino, o da grande avresti voluto fare altro? No, io da piccolo, già alle elementari, volevo disegnare Topolino. Quando mi chiedevano cosa vuoi fare da grande, io dicevo disegnatore di Topolino, cioè avevo già deciso anche il personaggio. Ah, ok, questo, ecco, non vi affratella, tu invece no. Alessandro, tu da grande, se qualcuno ti avesse chiesto a 6 anni, quando hai iniziato a fare teatro, cosa farai da grande, tu che cosa avresti risposto? Guarda, io volevo fare il pilota d'aerei, ma a 10 anni mi sono messo gli occhiali, quindi il sogno è infranto subito. Quando non ho visto il primo autobus che mi passava perché non vedevo il numero, ho capito che il mio sogno era infranto. Ora, non vorrei fare il saputello o vedere segni ovunque, ma sai che ora stiamo festeggiando idealmente anche i 100 anni della Disney Company. Tutti si ricordano di Steamboat Willie, che è il primo cartone animato sonoro di Topolino, ma la prima apparizione cinematografica del tuo personaggio di Topolino è proprio Topolino aviatore, Plane Crazy, lui che imita Charles Lindbergh, che con la sua trasvolata oceanica. E quindi in qualche modo il tuo sogno era lo stesso di Topolino quando appare, perché Topolino nasce prima animato. Basso, poi insomma, Disney era bello, sì. Era molto più importante di me. Era muto, sennò avrebbe potuto doppiarlo anche prima. Assolutamente, sì. Mentre invece, cioè, già che tu invece, a differenza di Alessandro, volevi fare il disegnatore di Topolino, c'è una domanda che Marco vorrebbe fare a Topolino? Beh, forse no, gli chiederei cosa ne pensa di come viene disegnato e come è la sua, se gli piace la sua voce. La seconda, secondo me, sicuramente sì, perché la voce ormai praticamente è quella sua. I disegni, siccome cambiano da disegni, chissà, magari Topolino no, vorrebbe essere disegnato in un altro. Adesso lo vestiamo, per esempio, no? Una volta era con i pantaloncini rossi, che come l'ho disegnato qua, ma ormai lui ha una maglietta, dei pantaloni, no? Cioè, quindi ha cambiato anche look, non so, magari non gli piace. No, non solo, in effetti tu, Alessandro, hai attraversato anche vari stili, nel senso il 2D, il 3D, il 2D digitale. Sì, assolutamente sì. Infatti cambia totalmente a seconda di chi, diciamo, a chi si rivolge. Disegni più tondi se parliamo di bambini, adesso per esempio c'è un'ultima che ricorda molto i disegni... Degli anni 20? Per ritornare agli anni 20, però molto più per grandi, con storie per grandi, ritmo per grandi. A qualcuno piace, a qualcuno non piace.
Io non ho un'opinione. Tu dov'è che ti trovi più a tuo agio? Io non ho un'opinione, nel senso che ci sono cose più semplici e più difficili. Ovviamente il topolino veloce è un topolino più complicato da fare tecnicamente, no? Un topolino per i bambini è più lento, hai più respiri. Quando non hai respiro, fare una voce così in falsetto per tanto tempo non è semplice. E quindi sicuramente è più comoda quella per bambini, però anche lì io non penso alla mia voce, la mia voce non esiste, io trovo la voce dei miei personaggi, o meglio, la voce dei personaggi, perché non li reputo neanche miei. Assolutamente, guarda, questa risposta merita il mio applauso più sentito. No, ma è così, spesso dici quello è l'attore mio, ma... Cioè... l'amica ha comprato o qualcuno dice quella è la faccia americana della voce mia, anche meno. Per tornare alla passione che poi anima il nostro lavoro e anche alla lucidità, no, con cui uno deve vivere la propria professione. A questo proposito ti lasciamo, a proposito di vivere la professione, tu hai un altro impegno, dove vai adesso? Vado a presentare Paper Rugantino, che non è un topo, è un papero, siamo dalla parte dei paperi, quindi Paperino, però è una commedia che ho scritto e disegnato su Topolino con il personaggio di Rugantino, la nota maschera romana. In versione papero. Papera. Marco Gervasio. Ciao Marco, grazie. Aspetta, Marco, aspetta, ci chiedono una foto. A proposito, poi torniamo a parlare di passione di attori, però prima mi ha incuriosito quando dicevi che tecnicamente il sostenere il falsetto veloce per tutto il tempo di un turno di doppiaggio è un po' più complicato. Sì, tenendo conto che mo c'ho 50 anni, quando ho iniziato ce n'avevo 20 e quindi insomma all'età avanza, quindi... Perché Topolino ha sempre parlato in falsetto. Sempre, sì, dagli albori credo. Sì, assolutamente, assolutamente no. Mi veniva il dubbio del se in Italia avesse sempre parlato in falsetto, perché sì. Tutti i doppiatori di Topolino che si sono avvicendati dagli anni 60, credo, in Italia sono arrivati i primi cartoni animati di Topolino negli anni 60, e ad oggi hanno avuto vari doppiatori, ma tu sei quello, leggevo su Wikipedia, che vanta il primato della longevità. Sì, sono il più longevo, per ora sono 27 anni, mi sa. 95, sì. 95, la matematica, diciamo, non è un rapido conto, insomma, 27 anni. Ma sì. Arriva ai 30, facciamo i 100 anni, poi ci salutiamo. Cioè, come si esce da Topolino? Non lo so ancora. In maniera volontaria o perché ti licenziano? Non lo so ancora, vedremo, vi farò sapere. Lo scoprirai. Mentre invece... Allora, tu hai iniziato a 6 anni con il teatro, e invece, perché magari molti di loro non lo sanno, ma tu sei anche uno dei più grandi musicisti che io conosca, sei un uomo da un orecchio, con l'orecchio invidiabile. La passione per la musica è arrivata insieme a quella per il teatro e per la recitazione? No, è arrivata dopo, e ti dirò, essendo nato in un mondo, ho sempre avuto la sensazione di non essermelo guadagnato. Di esserci nato e quindi di averlo fatto un po' così, mentre la musica per me invece è stato proprio una passione che mi ha portato ad andare con la mia valigetta in un'altra città che era Assisi. Io ho fatto musica medievale per 15 anni, musica antica, che è molto particolare, molto di nicchia ovviamente, e mi ha dato tantissima soddisfazione, perché sono proprio andato a cercarmela, no? Mentre la recitazione l'ho accettata molto dopo, mi sentivo un usurpatore, no? Stavo lì ma non avevo fatto niente per starci, se non fare quello che mi chiedevano e non credere a tutti quelli che ti dicevano bravo, 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 altrimenti il gioco è ricercare sempre qualcuno che ti dice bravo, invece il gioco è divertirsi a fare quello che fai e farlo con passione e anche con dedizione, perché imparare qualcosa di nuovo è la cosa più difficile, secondo me. Accettare di non saper fare qualcosa ci dà la possibilità di poter fare qualunque cosa.
Beh, questo è un pensiero interessante, anche perché immagino che questo approccio non lo hai avuto col teatro, perché iniziando a 6 anni lo hai vissuto con la naturalezza del gioco. È sempre stato un gioco, ma ancora adesso è un gioco. Io ancora adesso mi diverto. Però il doppiaggio è qualcosa di più specifico. Come sei arrivato al doppiaggio? Al doppiaggio sono arrivato doppiando un film da attore, doppiando me stesso con un attore, che è una delle cose più difficili del mondo. Quale film? Aspetta, che questa non la so. Un film, Il Carabiniere, di tanti anni fa, dell'80 mi pare. Ok. E per me fu intanto un innamoramento incredibile, perché mi dava la possibilità di esprimermi al buio. Io sono sempre stato un po' anti-social, diciamo. Quindi mi dava la possibilità di esprimermi totalmente come attore, senza investire la mia vita privata, perché essere personaggi, io non sono un personaggio pubblico, fra virgolette. Quanto immaginiamo qualcuno che va in televisione, che entra nelle case di tutti, dove tutti ti vedono come qualcuno che conoscono, ma tu non conosci tutti, quindi si crea quella per forza di cose, quella falsità, no? di rapporti, per cui non c'è parità, non c'è, uno ti vede come un mito, tu non lo conosci, ehi ciao, però chi è questo? Invece a me piace sempre avere un rapporto personale con le persone. Io ricordo le persone con cui parlo a distanza di anni, cioè abbiamo parlato insieme quel giorno, e questo per me è importante. E quindi arrivare ad essere un personaggio che sì, riconosciuto da alcuni in una nicchia di piccola oggi, prima non era così. Prima noi facevamo il nostro lavoro, dicevi faccio il doppiatore, e chi è? Che ti dicevano. E dopo faccio il doppiatore, anche troppo rispetto a quello che è. Quindi io dicevo lavoro alle Poste, stavo tranquillo, tutti erano tranquilli, facevamo una cosa normale e potevamo avere un rapporto normale. Perché questo è importante da capire, essere sotto i riflettori può essere bello per alcuni, ma brutto per altri, perché sei, tutti guardate me, quello che faccio, quello che dico, e questo ti mette in una condizione di non naturalezza, ecco. A me piace la naturalezza, piace avere il rapporto con le persone, e mi piace che le persone stiano allo stesso livello, non vedo livelli, che purtroppo è una cosa che spesso accade. Assolutamente. Ma guarda, facciamo una prova di memoria, visto che hai detto che ti ricordi con chi hai parlato 10 anni fa. Il tuo primo... Vedere. No, qua non credo che ci siano parenti conoscenti, credo, insomma. Lei? Sì, c'è Laura, perché la conosci da X anni, altrimenti datiamo entrambi. Esatto. Però voglio dire, tu ti ricordi, ora, al di là del momento in cui hai doppiato te stesso, che è stato il tuo esordio, il primo turno di doppiaggio su un personaggio qualsiasi, te lo ricordi? Sì, sì, certo. Ero proprio un bambino e dovevo fare un bambino che strillava da lontano. In un film, in un cartone animato? In un film, non mi ricordo che film era, ovviamente, però... però lì ricevetti la prima lezione della mia vita, perché ogni giorno, ogni turno di doppiaggio era una lezione. E io lì imparai il portato, cioè portare la voce. Cioè il teatro non ti era bastato a portare la voce? No, era diverso, perché un conto è essere in un contesto semplice qui, no? Io parlo con voi, ma sotto... Sentite che casino che c'è. A me disturba tantissimo questo rumore di fondo, no? Sto cercando di fare uno sforzo pazzesco per... Tutti gli uditivi mi capiranno, immagino. Il doppiaggio è difficile perché ci troviamo a utilizzare la voce in un contesto completamente fuori dal contesto naturale, quindi i sensi non ci aiutano in quel contesto, perché ti devi trasportare in un mondo che non è quello che stai vivendo, e quindi bisogna farlo con una tecnica particolare. Non basta essere attori, bisogna essere attori prestati al doppiaggio. Quindi non è proprio la stessa cosa. Parliamo della stessa cosa, però è una tecnica diversa. Devi immaginare qualcosa che non c'è. Quindi parlare in maniera naturalmente innaturale, non so, passatemi il termine. Ma questa cosa, ecco, tu bambino l'hai appresa in bottega, perché sai, oggi tu stesso, no, fai corsi di doppiaggio, esistono un sacco di scuole, e all'epoca questo non succedeva, quindi quanto ci voleva
per una persona mediamente dotata a diventare un bravo doppiatore? 10 anni. Passavi 10 anni nell'evoluzione di... No, era così, eh. Era il tempo che era dilatato. È diverso. Adesso è tutto veloce, è molto veloce. E poi c'è anche la differenza proprio della cultura di oggi e di ieri. Oggi noi tutti abbiamo accesso subito alle cose. Qui c'è ancora quel pensiero, mi vado a cercare l'oggetto della mia passione, mi vado a cercare quel disco che non si trova, che c'è solo qui. Invece adesso abbiamo tutto sui telefoni, quindi quello che fanno i giovani, i ragazzini piccoli, impressionante, non stanno più di 2 secondi su una canzone, su una cosa, fanno questo e fanno questo, senza arrivare alla fine. Non so se mi spiego. Se arrivo qua, parto da qua e siccome sono abituato a fare questo, non c'è uno spazio in cui io devo imparare cose, voglio arrivare là. E se non ci arrivo subito, mi arrabbio e dice, siete una casta. Ma non siamo una casta, magari lo fossimo, se fosse una casta sarebbe un qualcosa che ha un iter. E allora all'interno di quell'iter ci sarebbe spazio per tutti, invece è molto casuale. Paradossalmente sono occasioni, sono eventi, sono situazioni. Poi sì, sicuramente c'è una parte di figli di, c'è una parte di gente che fa certe cose, ma c'è una parte grande di persone che sanno fare il proprio lavoro, altrimenti non vai avanti. Da questo credo che sia rapportabile. Tu stai parlando, io rapporto al mio mondo, se si parla di musica, se si parla di cinema, uguale. E questo però è anche come poi tu ti approcci al lavoro. Tu hai parlato appunto di un metodo, ma proprio anche di una... So che sembra banale, sembra quasi retorico parlare di passione. No, però è proprio passione. Spesso anche il desiderio di fare una professione non è detto che corrisponda a una passione vissuta in maniera sana e consapevole. Certo. E quindi avere questa consapevolezza è la metà del lavoro. Sì, il problema è conciliare passione con lavoro, perché il lavoro ti rompe i coglioni, cioè ti rompe dopo un po'. Il lavoro è lavoro. No, non solo, spesso il lavoro. Riuscire a non considerarlo lavoro, anche quando lo fai 9 ore al giorno, ti va di farlo 5 ore. Ma voi immaginate cosa significa stare dalla mattina alla sera in un luogo buio, insonorizzato, a fare le vocette? Cioè, è bello da una parte, ma dall'altra arrivi. Allora ci divertiamo, giochiamo, facciamo. Però credo che il lavoro diventi facile. La professione diventi anche, cioè mortifichi anche la passione che tu hai se non hai come obiettivo primario la soddisfazione della passione. Esatto. Sì. Perché il lavoro è la mortificazione di qualcosa che tu fai perché per indole vuoi fare arte in generale. C'è anche un altro concetto che mi piacerebbe dire. Noi oggi siamo portati a lavorare a vivere per lavorare, cioè ci troviamo a fare lavoro, quando andiamo in pensione non abbiamo più niente perché non abbiamo altro oltre al lavoro. Invece quello che sto cercando di fare io personalmente e per esempio il mio approccio in questo momento alla vita è di dare quello che ho ricevuto. Oggi non mi definisco più un attore, mi definisco un seminatore di stelle, perché quello che mi piace è riuscire a dare agli altri quello che ho ricevuto per farli brillare, perché ho ricevuto tantissimo e non ho più fare un film in più, 10 film in più, 100 film in più, non mi cambia nulla, non è cambiato nulla da quando ho 10 anni, ho fatto il mio primo protagonista a 10 anni, non è cambiato nulla fondamentalmente nel mio approccio, ma invece vedere gli altri che crescono è una soddisfazione bellissima, è incredibile, quindi cerco di rimanere giovane in quel modo. Rimango giovane perché ho a che fare con i giovani, capisco i giovani perché mi mettono i loro panni, perché sono uno di loro, non sono quello che racconta gli aneddoti di quanto è importante lui rispetto agli altri, ma guarda i propri allievi e li fa crescere. Ciao Joker. Chiedo scusa. Beh, stai acquisendo ora non per forza per ritornare al doppiaggio, ma stai acquisendo la saggezza di Berlino, che è uno degli altri tuoi personaggi Berlino, amato. Berlino è totale, Berlino, perché sto aspettando la serie adesso pure io. Ah già, è vero.
perché adesso tutto vira su di te. Sì, su di lui. Io... No, no, su di te professionalmente parlando, sempre perché ti ritroverai dentro quella sala a fare le vocette. Ma a questo proposito, quando prima, per esempio, mi ha fatto ridere pensare che tua figlia a scuola diceva mio papà è Topolino e la internavano puntualmente. Immaginati tu che te vedi a dire a uno, dice mio papà è Topolino, ma lei vede dai. Tu hai dovuto chiamare la preside? No! Hai chiamato la preside facendogli no, 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 non così, però mi raccontava, faceva ridere. Insomma. Senti, ma hai mai usato la voce, cioè dico la carta, io sono la voce di Topolino? Allora, ho trovato casa, il mio padrone di casa, non so perché mia moglie a un certo punto ha detto ma lui è la voce di Topolino, erano in cinque che volevano quella casa, a quel punto lui la voleva dare alla voce di Topolino, è vero, eh? Quindi questo sì. Cioè, quindi si fa. Si fa, si fa. Anche perché la voce di Topolino, peraltro, mentre uno può riconoscerti degli attori che doppi, ma Topolino abbiamo detto il falsetto, è una voce totalmente fuori dalla... Sì, beh, fuori dal tuo... anche Mi Spigghi, non so, che come no, quello certo. È particolare. Ecco, Mi Spigghi bambina mi ha messo a dura prova tecnicamente. Devo dire che Mi Spigghi bambina... Prima di questo momento, appunto, Mi Spigghi, Topolino, il falsetto l'avevi mai usato in altre situazioni? Sì. Sì, una caratteristica tecnica venendo dal canto medievale, sì. Anche perché il provino su Topolino nel 95 tu l'hai fatto sulla base del tuo falsetto, sulla base di provino, no, su Topolino l'hanno fatto credo 100 persone, hanno provinato tutti, perché quando andò in pensione il grande capo della Disney di quel tempo che voleva dare una sistemata a tutte le voci di quel periodo, hanno cambiato l'orientamento perché sarebbe cambiato il modo di disegnarlo apposta, perché passavamo da un lavoro di piccoli film corti a un lavoro seriale, e mentre prima Topolino era tutto ciao sono io Topolino, tutto piccolo a scatti, è diventato tondo, è diventato più umano, è diventato più con più emozioni, e quindi hanno cambiato alcune voci, molte voci. Quindi quando è subentrata la tua voce, è subentrata in virtù di questo cambiamento anche psicologico del personaggio? Sì, più che altro proprio di fruizione, è cambiato il mezzo, dal concetto cinematografico è passato proprio alla serialità, da lì è venuta poi dopo La Casa di Topolino. Facciamo serie continuamente, io faccio domani, ieri ho fatto Topolino, domani lunedì andrò a fare Topolino. Esatto, perché Topolino è un personaggio che è così iperattivo professionalmente parlando che tu mensilmente immagino che lo incontri. Sì, c'ho sta tassa come l'IVA. No, è una tassa perché ora prima ci scherzavamo prima di salire, tu hai doppiato attori hollywoodiani, hai doppiato serie di ogni tipo, sei un attore, sei un musicista, però oggettivamente... Per quanti sforzi tu faccia, un personaggio più celebre, più conosciuto alla casalinga di Vogherei, Topolino, ma non... sì, adesso no, sì, hai ragione, però ma è una nicchia lì. Infatti qua, questo è interessante, Allora, vado al giorno del genitore di mia figlia, sempre, era più grande, superiori. E allora tutti quanti, il doppiaggio, sì, no, io guardo i film originali, io figurati. E allora faccio la voce di Topolino e vedo tutta gente che torna bambina. Cioè, perché? Perché ci cresci con Topolino, impari a parlare con Topolino. Va a prendere delle corde che sono le tue corde bambino, per te bambino che cresce. E mi ha fatto ridere come... no, il doppiaggio chi se ne frega, ha la voce di Topolino, è Topolino. Anche quello che quando faccio la voce ai bambini, gli dico sempre chiudi gli occhi, perché vedere la voce di Topolino vecchio che prende il colpo. Vecchio, ma, non ti deprezzare. C'ho i capelli tagliati, ma quando c'ho i capelli bianchi c'ho tipo 10 anni di più. E allora dico chiudi gli occhi così ti rendi conto, se no ti prendo delle reazioni inconsapevoli. Sei un bravo seminatore di stelle anche in questo senso, però dico ora Topolino è il personaggio più iconico, ma non solo della cinematografia, del fumetto, ma proprio della cultura pop
mondiale da un secolo a questa parte, perché Topolino è nato e già è diventato un fenomeno mondiale. Cioè, oggettivamente ti frustra un po', è croce o delizia il fatto che tu non doppierai mai nella tua vita, o non farai mai nella tua vita niente di così universalmente riconoscibile quanto Topolino? Ma ti devo dire, no, io non lo penso tanto Topolino, non voglio offendere nessuno. Senza offesa. Però non è che mi riconosco, ma per fortuna non mi riconoscono i miei personaggi. Io sono un professionista che fa un lavoro che è uno dei lavori più belli del mondo, perché creatività, tecnica nello stesso tempo, non è mai uguale. Però il fatto che non ci sia qualcosa di più, non c'è qualcosa di più di amare il proprio lavoro. Cioè, il fatto che io faccio questa bottiglia, se la faccio io, se ne faccio 100, se ne faccio una più grande, se ne faccio una grandissima, se ne faccio una che mettono al Louvre, il mio piacere è averla fatta. Non so se è chiaro. No, assolutamente no. Mi riferivo al fatto che spesso non è detto che sia così. Per esempio, è il mio pensiero che stai parlando. No. Assolutamente no, mi riferisco al fatto che spesso ci si lamenta, vedevo un'intervista di Ambra Angiolini qualche settimana fa, che diceva: per quanto io tento di fare film, non mi scollo i dosso, t'appartengo, cioè io per tutta la vita sarò t'appartengo. E quello è la controindicazione di essere dei personaggi famosi. A me, per fortuna, non mi conosce nessuno. Voi, quando adesso mi riconoscete, andate in giro, non mi riconoscerete. Se mi riconoscerete in giro pure, adesso questa cosa è molto più labile, perché io incontro gente che dico che conosco e magari ho visto dei reel su Facebook. Certo. E quello, essere famosi, cioè essere riconosciuti dagli altri, è un concetto adesso molto più accessibile a tutti, no? Ci sono delle persone che sono famose, tra virgolette, che gli altri riconoscono. Non necessariamente perché fanno qualcosa di famoso o di importante, talmente tanto importante che gli altri li guardano. Ed è un po', come dire, sono tempi che sono cambiati i tempi, no? Non stiamo a giudicare, perché secondo me il giudizio rovina molto il punto di vista. Saper cambiare il punto di vista significa saper capire le cose diverse e le persone in maniera diversa, perché ti metti nei loro panni vuol dire che devi ragionare in maniera diversa, e non è semplice. E questo ci sforziamo di fare noi quando andiamo al doppiaggio. Io per questo parlo di loro, perché io di mio non penso nulla di quello che interpreto tutti i giorni. Certo. Ma questo non vuol dire che non lo faccio con convinzione. Credo sia la chiave, ma ormai è un modo per rimanere normali, è un modo per per sapere che la persona è una cosa e quello che interpreti il personaggio è un altro. Io avevo il terrore di quando ero bambino di perdermi nei personaggi. Chi fa cinema, chi fa teatro, che si immerge in un personaggio rischia di perdersi. Io invece ho cercato di volare basso. Senti, ma tu hai mai incontrato, a proposito di altri, incontri i tuoi colleghi doppiatori tutti i giorni in sala? Hai mai incontrato altri tuoi colleghi Topolino di altre parti del mondo? Cioè, altri doppiatori di Topolino, ti è mai capitato? No, in effetti no. Possiamo fare una reunion di Topolini. Beh, sarebbe bello. Però ho un omonimo violinista. Certo, come no? È andato a Sanremo e tutti mi dicevano: sei andato a Sanremo, no? Allora, lo sai che pure io ho rischiato, guardavo distrattamente Sanremo un paio d'anni fa, a un certo punto ho rischiato di mandarti un messaggino, un whatsappino, per dirti: ma suoni pure il violino? Poi ho detto: no, ok, non è lui. È bello, perché mi chiamavano per fare le lezioni di violino, dicevo: venga quando vuole, saremo molto sull'archetto. Io faccio il cantante, dico: venga. Ma non sarebbe, però potresti iniziare anche con il violino. Il violino non è facile. No, Tanta frustrazione prima di tirar fuori un qualcosa di udibile. Ecco, un po' come al doppiaggio, però, dai. Sì, ma molto, 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 molto peggio. Sì. Senti, a proposito... Il doppiaggio, apri bocca, gli dai fiato qualcosa, esce. A proposito, ma c'è stato il momento più difficile del doppiaggio che tu ricordi? C'è il momento dove sei andato in crisi e hai detto: aiuto, io questa cosa non la so fare?
Ma no, non la so fare, no. Perché so come io. La faccio male. No, male bene, per me non esiste. Ti lanci? Io ho questa filosofia. Tu mi ci hai messo, tu mi giustificherai col mondo. Quindi mi levo il problema. No, io vado, faccio, non mi chiedo. Poi se non riesco, signori, arrivederci. Ma quindi mai trovato in difficoltà? No, è stato più che altro, per esempio, con Duno una difficoltà emotiva. Cioè di riuscire a calarsi talmente tanto in una cosa e voler dare qualcosa non avendo la struttura e il vissuto di chi sta interpretando. Quello sì. Però mollare mai. Certo, motivo mollare non ho mollato mai. Probabilmente ho fatto delle cose indegne, sicuramente. Però questo mollare mai. Il tempo lo giudicherà e il web, visto che ora si scrivacchia. A proposito, dicevi che sei antisocial, il tuo rapporto con i social, ci stai sopra? Ma ci sto, ma non ci, cioè, ci sto, ma diciamo non ci guardiamo. Però partecipo quando mi chiamano a fare delle cose sui social, vado, mi fa piacere, perché comunque mi fa piacere il dialogo con le persone, mi fa piacere stare con le persone. È ovvio che è molto più comodo. Ora siamo a Roma su Roma, ci abbiamo messo, io adesso ho lezione in questo momento, stanno facendo tecnica vocale, ma ho lezione tutto il weekend, 9 ore, 9 ore, appena finisco qui vado a fare lezione e quindi Roma su Roma si può fare. No, mi hanno invitato a Cosenza o da altre parti, dici, molto volentieri, facciamo una cosa Zoom, ecco, qui la tecnologia ti permette di arrivare laddove non arriveresti mai. Ieri non c'entra niente, ma come fossimo a casa nostra, ieri ho avuto in sala due tuoi allievi e ho scatenato il panico quando ho detto: sai, domattina sono con Alessandro. Ok, ho scatenato il panico. Ma a proposito del rapporto con gli altri, ragazzi, c'è qualcuno che ha domande, curiosità per Alessandro? Voi c'è un Harley Quinn con una mano tesa? Ciao Topolino! Senti, da tuo fan, soprattutto da quando ho scoperto la tua voce, volevo chiederti un paio di cose. Uno, se qual è stato il tuo primo ruolo come Topolino? E in secondo luogo, che rapporti hai con l'addizione? Allora, il mio primo ruolo di Topolino non lo so, non me lo ricordo, sono 37 anni, no, 27 anni fa, dovrei andare a vedere delle carte. Diciamo che l'unico, scusami, no, perché io mi ricordavo nel corto qua la zampa, riuscivo a differenziare la tua voce da quello precedente. Esatto, quello di... È sicuramente così. Ok. Ricordo qua la zampa, la prima cosa che feci nel 95, ok? Sì, era okay. Quello. Scusami se ti ho interrotto. No, scherzi. Allora, il mio rapporto con l'addizione l'ho studiata, la studio, ed è come un click. Io quando entro in sala c'è la luce rossa, parlo italiano. Quando sono in un consesso di vita, cerco di non essere impostato, di non parlare preciso, per non far sembrare che la mia voce sia più importante. No. Parlo normale, anche con difetti, non ci penso. Quindi per me, avendo iniziato da ragazzino, è come un imprinting. Quando vedo la luce rossa, sbam, parlo italiano. Vorrei sapere qualcosa di specifico? No, più che altro, studiando anch'io doppiaggio e avendo fatto anche teatro e altre cose inerenti allo spettacolo, amatorialmente parlando, so che la base è quella e cerco sempre di esercitarmi nella vita reale per essere pronto se mai avrò possibilità di fare provini, eccetera. E quindi volevo chiedere da professionisti qual è il loro rapporto e soprattutto se nella vita reale parlano in dizione oppure hanno qualche sbiascicatura. Guarda, sicuramente c'è un passaggio in cui cominci a parlare italiano corretto e i tuoi amici non ti riconoscono più. Quindi lì anche è la cosa di tenere duro il punto, perché è importante
avere un'unità, se no fare continuamente avanti e indietro non hai gli automatismi della dizione, no? E poi la cosa secondo me più delicata è riuscire a parlare con una dizione, un'impostazione italiana ma naturale. Quella è la cosa più complicata, perché devi avere il contatto con le viscere, cioè con l'emotività della tua voce, ma non essere impostato, cioè fare una voce finta che parla solo dell'edonismo della voce. Non so se è chiaro. Esatto. Grazie. Più vicino non ti sento. Senti così? Ok. Ti volevo chiedere se avevi mai incontrato di persona un attore da te doppiato. Un attore che ho doppiato? Sì, mi è capitato di incontrarli, ma non gli ho detto I'm your Italian voice. Bene, grazie. Grazie. E io ho due domande. Allora, una è... Più vicino che non sento bene. Basta che metti il microfono davanti. Ah, ok. Allora, dinamico. È che... Allora, se ha qualche consiglio da dare alle persone giovani che magari si interessano alla carriera di doppiatore. E l'altra me la sono dimenticata. L'altra te la sei dimenticata? Ah, ok. Ma già questa è corposa. Va bene, va bene, va bene. Adesso nel frattempo ci pensi magari. Aspetta. Diamoci del tu, se no mi fate sentire vecchio. Allora, come dicevo prima, è diverso l'approccio oggi al doppiaggio per motivi diversi. Prima c'era un iter osmotico, cioè io stavo vicino a quelli che lo sapevano fare, o iniziavi da ragazzino per motivi X, io non c'ho nessuno in famiglia, mia madre era attrice teatrale e non ha mai fatto doppiaggio, o c'hai in famiglia qualcuno che ti porta da ragazzino e ti butta lì ed è una strada, ma oggi è un approccio che non funziona, perché non c'è più quel tempo, quei 10 anni per poter assorbire lavoro, per poter acquisire le competenze, e qui entra in gioco la didattica. Ora c'è un problema, perché una grandissima parte della didattica legata al doppiaggio, essendo un qualcosa che è un grande mercato oggi, perché tutti sono appassionati di doppiaggio, si trovano pochissime realtà che non sono che non hanno come scopo il tuo denaro, ma hanno come scopo la tua crescita. Io personalmente ho fatto la scelta di vita di insegnare ai professionisti, quindi la mia scuola è rivolta ai professionisti, perché è importante, altrimenti li buttano al macero, creiamo le nuove generazioni, quelli che ci stanno dentro si fermano. Quando vado a insegnare nelle scuole degli altri, e vado a insegnare nelle scuole degli altri per questo motivo, per dare qualcosa ai giovani, per dare qualcosa di concreto, è trovare la scuola giusta, perché deve essere una scuola che ha interesse a te e alla tua crescita e non al tuo denaro. E si vede com'era quando l'allievo è pronto il maestro appare, non so, c'era qualcuno che diceva sta cosa. Quindi secondo me, come ti approcci? Ti approcci cercando di capire quali sono le caratteristiche che servono e le competenze che servono per fare una professione, e fai in modo di capire come inserirti in un mercato saturo. Questo è un mercato saturo, è un mercato che ha circa 1000 persone, intorno ai 1000 persone, ma non ha un volume di parti per riuscire a, come dire, a soddisfarle tutte. Uno. Quindi, allora, ci sono persone che sanno già fare benissimo un certo tipo di lavoro, che è semplicemente il motivo per cui senti sempre le stesse voci. Se io devo fare una squadra vincente, mettiamoci adesso per un momento dal punto di vista opposto, devo creare una squadra vincente che mi faccia arrivare al punto che voglio. Chi ci metto? Ci metto le teste di serie, ci metto quello che sono sicuro che mi fa un lavoro eccelso. Poi una parte la farò per qualcuno che cresce, quindi gli do la possibilità di crescere. Questo io ragiono così, non tutti ragionano così. Quindi c'è una parte di situazioni che cresce e dai spazio, una parte dove stai tranquillo, e a volte provi, ma questo è molto delicato, perché se io ti metto in un momento
in cui sei acerbo a fare una parte molto importante e te brucio. Quindi è molto delicata la vicenda. Quindi quello che il consiglio è: cerca la scuola giusta, perché non c'è più quel modo antico osmotico di imparare, perché in sala corriamo e basta, cioè devi essere una macchina da guerra, con amore, ma una macchina da guerra, e quindi devi trovare la situazione giusta che ti faccia crescere. Due, devi trovare la coscienza e la consapevolezza che quando tu ti metti in un mercato sei qualcosa che stai vendendo, quindi devi vendere la tua professionalità e non la tua voglia di essere accettato o la tua voglia di realizzarti in qualcosa. Questo è una cosa molto importante, perché spesso chi si approccia a un mondo vuole essere realizzato, vuole essere riconosciuto, vuole essere... c'è altre finalità rispetto alla professionalità che serve. Se io ho un professionista che mi risolve un problema, per me è una risorsa. Se io ho una persona che vuole avere gratificazione ma non mi porta un valore aggiunto, io ho un problema aggiunto. Non so se è chiaro. Quindi quello che vi esorto a fare, per chi ha voglia e chi ha passione, è diventare una risorsa, cioè diventare qualcuno che comprereste. Mettetevi sempre nella parte opposta, e quando andate a chiedere, chiedete come vorreste che qualcuno chiedesse a voi. Siate speciali, siate interessanti, non so se è chiaro, e guardate gli altri, guardate che cosa vogliono gli altri, e se vogliono qualcosa che vedete che non va bene, andate da un'altra parte. Sono stato chiaro? Perché ognuno di noi ha dei bisogni, e non c'è un livello per cui questa cosa non ci sia. Ma se tu guardi i tuoi bisogni, non guardi più chi hai davanti, quindi non stai dialogando con chi hai davanti. Se io dovessi venire da te, ti parlerei di qualcosa che ti interessa, ti parlerei di qualcosa che vuoi, e ti chiederei che cosa ti serve. Non so se è chiaro. Mentre spesso noi vogliamo essere riconosciuti e basta, oppure addirittura vogliamo dei turni di doppiaggio. Il turno di doppiaggio in sé non è una risorsa così... E c'è, cioè non è che guadagniamo come gli attori americani milioni di euro, non so se è chiaro, non so se sicuramente guadagniamo di più rispetto ad altre fasce di lavoro, ma un turno di doppiaggio è un turno di doppiaggio. Molto meno di quello che si pensa. No, ma Alessandro, sono così d'accordo, e credo che siamo tutti così d'accordo alla luce di quello che ci siamo detti finora, che questo ragionamento, come dire, chiude il cerchio rispetto a come abbiamo iniziato, cioè che di base tutto deve necessariamente nascere da un'esigenza personale. Sì, però scusa, sì? Se vuoi vendere qualcosa, devi avere qualcosa da vendere. Certo. Domande veloci, risposte veloci. Qualche differenza principale tra il doppiaggio magari di prima o di adesso? Se ti dicessi che ti ho sentito, ti mentirei. Lei chiede se ci sono differenze tra il doppiaggio come si faceva... ai tuoi esordi e adesso. Ah sì, senz'altro, c'è una grandissima differenza. Nel doppiaggio di prima intanto era un po' più lento, aveva un po' più dei tempi più umani. Oggi siamo molto 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 sotto pressione, e di questo ne stiamo soffrendo tutti. Secondo me è una cosa che riguarda anche voi, riguarda voi nel vostro lavoro, negli studi. Bisogna correre. Sto Covid ci ha ammazzato, perché ci ha dato la sensazione di instabilità, di non avere, di aver perso qualcosa, un pezzo di vita, e quindi corriamo tutti. Quindi la differenza sì c'è, però è come se nel momento in cui io stesso riesco a vivere un po' come Neo, chi ha visto Matrix, cioè, è un po' come Neo che va velocissimo, ma in realtà va lentissimo, e va veloce proprio perché va lento. Avere la lavorare sulla propria stabilità, sul proprio sulla propria serenità è molto importante, perché ti fa fare cose che con la preoccupazione di volerle fare bene non riesci a fare. Mi sono spiegato? Certo. E quindi quello che oggi muove il lavoro e chi si approccia al lavoro è la paura, il terrore di sbagliare. E chi si approccia
al vecchio ordinamento ha la certezza che sbaglierà. Quindi l'errore non è più un problema. Non so se è chiaro. Ale, un'ultima domanda, anche perché siamo in chiusura. Sono sempre d'accordo del discorso che avevi detto del Covid, ma mi senti? Ora va bene? Non vorrei che la domanda che sto per fare ora potrebbe infatti rimanere un po' sfiattellato, ma quando avevi parlato, del lavoro, sempre in una stanza buia, è per caso riferibile allo sciopero del doppiaggio? No, è una condizione di lavoro. Noi lavoriamo in una stanza insonorizzata, perché immaginati fare il doppiaggio in una stanza così. Non si potrebbe fare, no? Il suono deve essere, diciamo, non ci deve essere suono esterno che entra dentro, e il suono all'interno della stanza deve essere fatto in modo che nella fase successiva venga messo i rumori, la musica, effetti, eccetera, eccetera. Non era assolutamente legata a questo. Lo sciopero è purtroppo una conseguenza di una mancanza di dialogo con una controparte, ma è per arginare una industrializzazione, fra virgolette, di un processo che purtroppo o per fortuna resta artigianale. Se un artigianato lo trasformi in industria con le stesse persone, c'è un problema. L'industria. Beh sì, stiamo sempre girando poi intorno. Quindi comunque no, non era una cosa polemica assolutamente, era un dato di fatto. Allora ragazzi, noi ci dobbiamo salutare, mi dispiace perché so che c'erano altre persone che avrebbero voluto sapere qualcosa, ma prima di lasciarci ci piaceva, o meglio mi piaceva, Alessandro forse neanche lo sa, mi piaceva alziamo l'asticella, diciamo del livello culturale. Visto che finora abbiamo fatto chiacchiere da bar, mi piaceva usare la voce di Topolino, visto che in qualche modo stiamo celebrando attraverso Alessandro il personaggio di Topolino, e in maniera anche un po' pretestuosa, però i 100 anni della Disney Company, che è un mondo, un universo che ci lega un po' tutti. Alessandro diceva con Topolino tutti siamo cresciuti, è il bambino che è dentro noi e che è il bambino che noi siamo stati e che dobbiamo continuare ad essere. Dunque, visto che sapete che si dice che un bravo attore è un attore quando legge anche l'elenco del telefono, io ho qua tre letture per Alessandro e sarebbe stato bello farle tutte e tre, ma a questo punto le mettiamo a votazione, decidete voi. Il momento culturale è questo. Potremmo fare Topolino legge Dante, perché qui ho il terzo canto dell'Inferno, della Divina Commedia, ma sarebbe carino anche Topolino legge una ricetta, però siccome siamo in tempi di politicamente corretto, magari c'è il vegano che poi si offende, però Topolino legge la ricetta della fonduta di tofu, secondo me è figo, oppure anche Topolino legge Branduardi, che è interessante perché si riallaccia anche alla tua passione per la musica medievale, e facciamo per alzata di mano. Si alza la mano una volta sola, chi la alza per una soluzione la alza per l'altra. Quindi chi preferisce ascoltare Topolino che legge Branduardi? Topolino legge Branduardi, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21. Devi ascoltare, non anticipare. 21. Quindi 21 Topolino legge la ricetta della fonduta di tofu. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Si vede che non è ora di pranzo, non avete fame abbastanza. Topolino legge Dante. Qui siamo. A mani basse, Dante a mani basse. Allora, io ti agevolo, guarda, faccio anche. Ammazza. Cosa impegnativa. Ho sentito. Esiste l'inferno di Topolino. Ah, molto bene. Ragazzi, questo è uno dei momenti più alti a cui assisterete nella vostra vita. Allora, diamoci una linea. Lo leggo in maniera didascalica o lo leggo come lo leggerebbe Topolino? No, sono due linee differenti.
Topolino è quindi normale, come se non fosse. Per me si va nella città dolente, per me si va nell'eterno dolore, per me si va tra la perduta gente. Giustizia molse il mio alto fattore, vencemi la divina potestate, la somma sapienza e il primo amore. Innanzi a me non fur cose create se non eterne, e io eterno duro. Lasciate ogni speranza, o voi che entrate. Abbiamo fatto un brevetto, no? Ho pazienza. Alessandro Quarta! Grazie.